eccomi tornata con un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di alcuni prodotti che mi sono stati inviati da un'azienda che si chiama Buffed Cosmetics. Ovviamente giù nell'info box troverete il link relativo. E sono veramente contenta perché sono tanti prodottini e finalmente anche insomma di make-up e non solamente skincare. L'unica pecca secondo me è che sono arrivati, non so se arrivano sempre così, anche se si effettuano ordini o solamente insomma perché erano dei campioni gratuiti. E in delle bustine vi lascerò comunque una foto che, perché quando mi era arrivata ho messo la foto su Instagram. E io poi ho preso delle giarrette, alcune di Kiko, alcune sono di Neve, e li ho travasati comunque qua dentro perché utilizzarli dalla bustina era un attimo complicato. E ora passerò a farvi vedere bene nello specifico ogni singolo prodotto con i relativi swatch. E farò in una maniera un po' diversa dal solito, cioè mentre parlerò metterò uno spezzettone di video dove faccio vedere bene lo swatch. E fatemi anche sapere se vi piace di più questo modo e se magari riuscite anche a vedere meglio, insomma, i prodotti. Iniziamo quindi dai fondotinta. Ne ho due, cioè me ne hanno inviati due, e sono di due colorazioni diverse. Uno si chiama, il primo che vi faccio vedere, Original Mineral Foundation ed è la colorazione beige medium light. E mi dispiace che di tutte e due le colorazioni nessuna delle due va bene per il mio incarnato. Infatti dopo che lo voglio provare anche con voi, già ho fatto questo esperimento, mischierò insomma le due e viene fuori un colore che più o meno ci sta. E come vedete questo è molto pescato anche come colore, non è proprio beige beige. E non è proprio, diciamo, perfetto per la mia pelle, mentre l'altro è il Light Mineral Foundation e nella colorazione Neutral Medium Light e come vedete è ancora più chiaro, insomma, è davvero molto molto chiaro, ma allo stesso tempo anche abbastanza luminoso sempre, quindi dopo lo andiamo a vedere ben esteso insieme. E ho due blush, questo è il primo, è il blush Satin Pearl. E nella colorazione Chilled, non so come si pronunci. Dei blush sono follemente innamorata perché entrambi mi piacciono davvero moltissimo. Questo qui è, come vedete, questo rosa antico con dei micro glitter all'interno ed è davvero molto molto bello. Dalla confezione sembra un pochino più scuro. Ma in realtà una volta swatchato è abbastanza chiaro e delicato come blush, è davvero molto molto bello. L'altro blush invece è un velvet matte e si chiama Ant. È un colore sicuramente molto più invernale, che ora vi faccio vedere. Essendo appunto velvet matte, come vedete è completamente opaco ed è questo color malva, un po' mattone anche, insomma, veramente un bellissimo e bellissimo colore che d'inverno secondo me è veramente perfetto. E tra l'altro questi blush sono davvero setosissimi. Ultimo prodotto per il viso è un illuminante, si chiama Illuminating Dust Candlelight, che come vedete già da così si vede quanto sia luminoso ed è questo beige dorato davvero bellissimo. Che tra l'altro io utilizzo anche spesso come ombretto perché mi piace davvero molto. Anche perché, insomma, come illuminante sul viso, diciamo, non è fra i più discreti perché a me non piacciono con tutti i brillantini così visibili. Ma utilizzato sull'arcado, comunque come punto luce nell'occhio, secondo me è davvero perfetto. Infine abbiamo due ombretti. Questo è il primo. Si chiama Eyeshadow Satin Pearl ed è il numero. Eh sì, il numero, scusate, è il nome. E si chiama Musi. È davvero un bellissimo colore, anche se sono rimasta ingannata un pochino dal packaging, perché come vedete sembrava più scuro. Invece adesso ve lo faccio vedere, che è infatti abbastanza chiaro. È un colore davvero bellissimo. È diciamo un marroncino molto chiaro e ramato, con questi glitter dorati all'interno. È davvero bellissimo e sono davvero setosissimi questi ombretti. L'altro ombretto invece si chiama Gracious, tra a me i nomi poi, ed è questo colore qui,
che è molto molto carino ma molto anche chiaro ed è questo rosino lilla e pieno di glitter rosa all'interno, davvero molto molto carino, anche se preferisco molto molto di più l'altro perché lo trovo davvero un ombretto super. Insomma, io ho fatto vedere gli swatch e trovo che siano davvero dei prodotti molto molto carini. Detto ciò, prendo la mia mollettina e andiamo a creare un trucco con questi prodotti. Utilizzerò, diciamo, ovviamente non posso utilizzarli tutti, anche perché due brush è un po' complicato, e utilizzerò, diciamo, quelli che mi piacciono di più per ricreare anche, diciamo, un trucco un po' più autunnale. Per quanto riguarda, dov'è? Eccoli qua, i fondotinta li andrò a miscelare per cercare insomma di creare un colore abbastanza adatto a me e lo andrò poi a stendere con un flat buchi. Questo qui è di Neve Cosmetics. Quasi scordavo, e ho già fatto la base e ho applicato il bio primer di Neve Cosmetics, quello mattificante, e due correttori. Per correggere, diciamo, le occhiaie, questo correttore non vi ho mai fatto vedere perché mi era sfuggito in un video haul, che è il Super Stay 24 ore di Maybelline. E poi ho illuminato la parte con il cancello età della sempre Maybelline. E infine ho corretto le sopracciglia con la mia solita matita della Benecos. Ho fatto tutto ciò per stringere un attimino i tempi. Quindi adesso ho miscelato il prodotto nel tappino e lo vado a stendere con il mio flat buchi. Come vedete, miscelando i due fondotinta ottengo un colore adatto alla mia pelle. E anche se noto che non mi sbianca un po', però non. Vabbè, ovviamente non è che il fondotinta deve dare colore, però. E comunque uniforma benissimo la pelle. Poi sarà che io adoro i fondotinta minerali, ormai lo sapete, anche quello di Neve mi piace tantissimo. E quindi uniforma bene la pelle. Ovviamente la copertura non è molto alta, cioè lo noto che su alcune imperfezioni è più alta, ad esempio quella dell'Eye Coverage. Ma comunque è una media copresa che, perché non ha grandi problemi o grandi imperfezioni, va assolutamente benissimo. Ora passerei a truccare gli occhi. Avevo già anche applicato il primer Love Sage di Essence e vado ad applicare su tutto quanto l'occhio, cioè per farvi capire quanto è davvero bello questo colore, il primo ombretto che vi ho fatto vedere, Musi. E lo vado ad applicare con un pennellino piatto. Questa è un po' la pecca di questi ombretti, che come vi ho fatto vedere dallo swatch era un colore molto bello e pieno. Come vedete, una volta steso con il pennello sull'occhio va parecchio a perdere. Quindi lo vado a pressare con il dito. Non è la cosa più professionale che c'ha. Ma noi ce ne freghiamo. Tra l'altro, dalla fotocamera non rende perché dallo specchio è molto più intenso comunque come colore. Mi piace davvero tanto, anche perché è glitterato ma non rimane, diciamo, troppo pacchiano. È davvero molto molto bello. Sto cercando un pennellino, ok. Lo vado a sfumare anche qui un po' nella piega. Per dare, diciamo, un tocco, non voglio mettere altri ombretti, voglio proprio lasciare solo questo, ma vado ad applicare l'eyeliner in penna della Kiko, che è l'ultima dei pen eyeliner. E applico anche nella rima interna una matita nera e utilizzo questa qui della Yves Rocher, che è la stilo waterproof, ovviamente nera.
Ora prendo l'illuminante che vi ho fatto vedere prima e con un pennellino piccolino da precisione lo vado ad applicare all'inizio dell'occhio, creando un bel punto luce nello sfumo verso l'ombretto. E comunque vi assicuro che anche come ombretto l'ho provato ed è davvero molto bello, è luminosissimo, magari tipo per una serata. E lo applico anche sotto l'attaccatura delle ciglia inferiori. Oddio, fra me e le inquadrature non ci siamo. E lo vado ad applicare anche un po' nell'arcata sopraccigliare, non molto perché comunque è molto brillantinato. È davvero bellissimo, però non è, almeno questa è una cosa molto a gusto personale, un illuminante da viso. Secondo me, perché è troppo, cioè almeno a me non piacciono così forti. Infine vado ad applicare il mascara e utilizzo il Lash Princess. Vi faccio vedere bene da vicino il trucco che a me piace da morire. Se ce la faccio. Vediamo se mi metto a fuoco. Ecco qui, rimane un trucco davvero elegante, carino, molto molto luminoso come vedete, fatto al volo, cioè praticamente quanto ci ho messo è solamente un ombretto e l'illuminante. Mi piace davvero moltissimo. Quindi questo ombretto secondo me è assolutamente il più bello, peccato anzi che non renda come dallo swatch. L'altro è sì molto carino ma rimane ancora più chiaro e boh, sarà che trovo anche più particolare questo marroncino del Lilla, insomma. E quindi adesso vado a fare l'altro occhio e torno subito. Eccomi qua con entrambi gli occhi truccati. Ora vado un attimo a dare un tocco di colore al viso perché sono abbastanza bianca. Con la terra della Essence, uso questa perché ovviamente non ce l'ho della Buff Cosmetics. Comunque, più guardo questo trucco, più mi piace e lo trovo davvero molto molto elegante. E ora passiamo al blush. Allora, come vi ho fatto vedere, ce ne sono due, quello brillantinato e quello matte. Visto che gli occhi sono abbastanza sbrilluccichini, voglio andare ad utilizzare quello matte, che era l'Hunt, che era diciamo quel color mattone molto molto particolare, che lo vedo anche molto bene con questo colore sugli occhi. Dato che è molto pigmentato, ne vado a prendere poco con un pennellino da viso piccolo. I blush sono in assoluto i prodotti preferiti di questa linea, insomma, perché secondo me sono davvero belli. Cioè, questo qua ha un colore davvero molto particolare e soprattutto opaco. E io non so come verrà poi nel montaggio, perché ogni volta mi accorgo che dico che ho le guance da Heidi, come adesso, ma poi nel montaggio non si nota questa cosa. Quindi, boh, io ve lo dico che adesso le vedo da Heidi, ma nello specchio sono perfette. Vedremo nel montaggio cosa esce fuori. E finisco il trucco al volo, insomma, i prodotti della Buff Cosmetics comunque sono finiti e vado ad applicare questa tinta labbra della COS, che è la numero 04. Sarà che qua piove da ieri e quindi ho bisogno di un tocco di colore sulle labbra. Questo è il make-up terminato. Spero che vi sia piaciuta questa review, che vi sia stata utile. Vi invito a fare, diciamo, un salto nel loro sito che lo troverete giù nell'info box. Ringrazio ancora l'azienda per la possibilità che mi è stata data e io vi mando un bacio. Ciao!